Amici pescatori, buongiorno e ben ritrovati. Pronti per una nuova avventura di Qui come si fa. Oggi siamo a Villa Simius, in provincia di Cagliari, in compagnia del mio amico Michele Cincidda e Jacopo. Michele, partiamo col dire che ieri sera siamo usciti a calamari, abbiamo fatto un bel po' di esche, non vi anticipiamo nulla, ritorniamo nuovamente a calamari perché le esche non sono mai troppe. Michele, non sarà la classica puntata di Traina col vivo, ci saranno delle varianti, delle differenze rispetto ai soliti standard. Mi riferisco soprattutto a lunghezze di preterminale, terminale, a qualche aspetto tecnico molto particolare. Michele, che cosa ci aggiungi? Inoltraci questa puntata senza però scoprire le carte. Come ti avevo un po' annunciato prima di venire a trovarmi, vorrei andare sui pesci un po' più grossi, perché è bella la pesca. Sono due giorni che mi fai con le dita così, ma che cosa mi vuoi dire? Io non l'ho capito. Speriamo di consolidare questo due dita per un doppia cifra. Ah, bene. Vendevo la cattura grossa, proviamoci. Bene, Michele, io direi che si è fatto tardi, dobbiamo andare perché i calamari ci aspettano. Tardino. Quindi seguiteci. Da Villa Simius, Michele Cincidda e Jacopo. Qui come si fa, Italcanna. Siamo arrivati sul punto, oggi lavoriamo su 40 metri, siamo appena tornati da pescare un po' di calamari, siamo andati di nuovo alla ricerca che non guastano mai le esche in più. Proviamo a catturare un bel pesce. Ci sono diversi tipi di innesco e sono tutti quanti validi, io solitamente preferisco fare così. Soprattutto quando si pesca molto bassi, se il calamaro qualche volta si adagia sul fondo, in questo modo difficilmente rimane incastrato. Io sto pescando con la Black Slim 1220, un preterminale di 10 metri che poi vedremo in corso d'opera magari di ridurre un po', vorremmo fare questo tentativo, con un piombo di 550 grammi. Da quest'altra parte invece abbiamo Zefiro 12, con un piombo da mezzo chilo, un preterminale di circa 8-9 metri, e poi un terminale di 2 metri dello 0,60. Visto che in questo punto trainiamo abbastanza linearmente, ci permettiamo in questo periodo dei terminali un po' più lunghi, diciamo relativamente lunghi, perché 10 metri, 8 metri non sono proprio lunghissimi come preterminali.
dovrebbe essere un tendice. Belle partenze. Sì, sì. Ha mangiato sulla canna un po' più lunga. Con due ami il calamaro. Penso che sarà circa 30 metri dalla barca. Ha fatto una bella fuga inizialmente. Sta per arrivare il piombo. E tu? Ecco il preterminale. Vi faccio vedere, ho due attacchi per il piombo. Uno è la giunzione tra multifibra e preterminale. E un altro un po' più avanti. Questo per poter cambiare in corso d'opera la distanza. Eccolo qua, è un bel dente, infatti dalla mangiata si era capito che era un bel pesce. Eh sì, è un bel pesce. Michele, com'è? Diciamo che siamo vicini. Dai, stiamo partendo bene oggi. Siamo spostati su un altro punto dove c'è una secca a cappello, quindi molto stretta. Per lavorare meglio ho portato il preterminale da 10 metri a soli 4 metri. Questa modifica sull'apparatura ci permette di lavorare con una zona più ristretta, essere più precisi, quasi chirurgici. Vediamo se questa modifica porterà i suoi frutti. Eccolo qua. Adesso, sala. Togli il fabbisogno. È grande questo. Alla mano un bel pesce. Sì, senza esagerare, ma va benissimo. Va bene, bene, bene. Sto portando fuori la secca. Quando fai una cattura o una ferrata grossa, la cosa basilare è che chi porta la barca ti allontana dalla secca, quindi cerca di andare un po' più alto. Non riesco a capire che pesce è. Poco combattivo e molto pesante. Sì. Potrebbe essere una cernia, però sento le partenze, quindi potrebbe essere una cernia perché ha mangiato col morto. Era a fondo, l'abbiamo proprio lasciato, abbandonato. Siamo un po' distratti.
perché stava mangiando una tanuta, l'abbiamo lasciata sul fondo e poi è andata giù di botto, quindi potrebbe essere una cernia. È suo solito mangiare così. È solito che non... La prima fuga è stata abbastanza veloce. Sì, ha fatto, quindi magari provava a intanarsi. Bel pesce. Buona parte del lavoro secondo me lo fa la canna. È molto molto importante. Eccola qua, è un bel cerniune. Hai detto, metto Jacopo a guidare e prendo il pescione. È sempre così. E guarda qua, è sempre guarda, così. Vai. Metto l'acqua. Oh. Quindi quando facevi con le mani due volevi dire la doppia cifra della cernia. Quando facciamo una cattura importante come questa della cernia è sempre obbligatorio guardare il terminale. Ecco qua, questo è il risultato di un pesce grosso, non so se riuscite a vederlo. E sulla Black Slim avevo fatto una paratura col doppiato, quindi il finale doppiato 0,62 è stato secondo me molto importante, perché con queste lacerazioni forse un traversolo l'avrebbe rotto, forse. Stiamo montando la Black Slim 6-12, così le vedremo tutte e tre in pesca. Black Slim 6-12 con mezzo chilo di piombo. E con un'altra tanuta attaccata probabilmente. Visto che l'attività delle tanute questa mattina è veramente incessante, non ci vogliamo giocare tutti i calamari, quindi abbiamo 4-5 calamari morti, inneschiamo il calamaro morto, cambiamo anche canna, mettiamo la Black Slim 6-12 così la vedremo in pesca. Prendiamo il calamaro, prima di innescarlo tagliamo i due tentacoli, quelli là più lunghi. Visto che si tratta di calamaro fresco, lo inneschiamo normalmente come se fosse vivo. Continuano ad arrivare le tanute, dopo secondo me 20 giorni di brutto tempo sono affamate, quindi anticipano i grossi predatori e dobbiamo fare una guerra con le tanute oggi praticamente. Jacopo, tra le tanute? Sì, tra le tanute. Non ha mangiato tanto bene, ma
Mi sono accorto dovrebbe, l'ho ferrato. Dovrebbe essere un N18. Dovrebbe essere. Vai. Sì. Wow, una riccioletta. La liberiamo. Sì, subito. 18, ma una piccola ricciola. Eccola qui e la liberiamo subito. Ora sto pescando con la Black Slim 1220. La vediamo in azione con un piombo da 650 grammi. Questo potrebbe essere un pesce. Siamo a... Sì. Non è un pesce grosso, però. Sì, ha mangiato tra le tanute. Abbiamo lasciato il calamaro che venisse mangiato dalle tanute ed è arrivato anche il pesce. Eh sì, è un dentice. Si era capito dalle due testate durante le mangiate delle tanute. Eccolo qui. Mic, è così, pesce su Black Slim 6-12, 12-20 e Zefiro. Vai. Mic ha mangiato su tutti e due gli ami, sia il trainante che il ferrante. Sul calamaro morto tra le tanute è un buon risultato. Un buon risultato, sì, perché dalle coscandaglie ci accorgiamo che, Jacopo, è vero, l'attività non manca, però purtroppo le tanute questa mattina non ci fanno mancano pescare neanche loro. Infatti Raffaele, un piccolo cambio di programma, dobbiamo rientrare al porto. Stiamo riuscendo nuovamente perché abbiamo riaccompagnato Jacopo, che aveva da fare, e per una breve sosta al bar da Michele, il primo molo, qui sul porto di Villa Simius. Vediamo un po' adesso cosa ci riserva il pomeriggio. Dalle coscandaglie abbiamo visto probabilmente un branco di o di sardine oppure di sugarelli. Proviamo a catturarne qualcuno. Visto che abbiamo fatto qualche bella sarda, proviamo a diversificare. Da una parte Michele ha il calamaro sulla Black Slim 1220, io invece da quest'altra parte sulla Black Slim 612 ho sostituito il terminale, ho messo degli ami un po' più piccoli, sempre due, uno trainante e un altro ferrante, e andiamo ad innescare la sarda. Abbiamo avuto una manciata sulla canna con la sarda laccia. Quasi sicuramente quando trovate questo tipo di attacco è sempre frutto di o piccoli dentici o qualche pagro, ma pesci di taglia piccola, pesci da 500-700 grammi, perché se sarebbe stato un pesce importante sicuramente l'avrebbe mangiata diversamente.
In questo punto ci sono meno salti batimetrici, quindi la possibilità che il calamaro si possa adagiare a terra è minore, quindi cambiamo tipo di innesco, facciamo quello là classico. Un amo tra i tentacoli, ben nascosto, e un altro dietro la coda. Tutti i mulinelli abbiamo imbobinato un trecciotto del 0,28 al quale abbiamo legato un preterminale 0,60 e finale paratura 0,60 di fluorocarbon. In certi casi come questo abbiamo doppiato. Andiamo a una velocità dai 0,5 a un nodo e col 0,28 l'esca resta abbastanza vicino alla barca, navigano molto bene. Amici pescatori, un'altra giornata di Qui come si fa volge a termine. Vi salutiamo da Villa Simius, questo posto stupendo. Ringrazio Michele per queste giornate trascorse insieme, indimenticabili. Bellissima pescata, Michele, non so, vuoi aggiungere qualcosa? Ah, per me, lo sai, quando si tratta di pescare e pescare con gli amici è un piacere. Quando siamo qui in mare entriamo in un'altra dimensione, la pesca è tutto questo. Grazie anche per i dettagli tecnici che ci hai offerto su questa disciplina. Invece a noi appuntamento alla prossima avventura di Qui come si fa.